Sei giornate da giocare per strappare un posto playoff. Questa è la mission di Trento e Scafati di fronte oggi in un match fondamentale nella loro stagione. Baldwin mette una super tripla. Baldwin ha appena segnato e apre la sua partita con una doppietta da tre punti. Il palleggio e lo scarico Gamble, extra pass, Pinkins, terza tripla. Una infinta, Nagy non può stare con lui, rotazioni e alla fine Forrai con tanto spazio per il 20-17. Poi alza una grande palla per Biliga che sbaglia incredibilmente, rimasto indeciso sul da farsi Paul Biliga, e invece dall'altra parte modalità Caterpillar, Gerald Robinson. Fallo di Alviti, ma Pinkins con un controllo del corpo strepitoso segna e avrà il libero. Di nuovo Gentile, viratona e poi l'arresto e tiro. Palla per Grajulis, Mooney sembra il più attivo e segna infatti una gran tripla. Harry, difficoltà il palleggio e alla fine gliela portano via. Cook, apertura, Baldwin, finta e si appoggia al vetro. Mooney dall'altra parte continua a martellare. Robinson legge la difesa che non c'è. Qui è innescato alla grande da Baldwin. Subito Trento a meno 3 con Mooney che riprende a martellare. Bella palla di Pinkins, bel tiro di Henry. Dall'altra parte Prenti Sub segna la tripla del meno 2. Pinkins da 3, la parabola che si alza per il 58-51. Si muove Alviti, piedi a posto, Nagy in ritardo, triplona di Davide Alviti. Robinson, buona la finta, trova la lunetta, la sua posizione. Robinson si ferma, si separa e segna! Mamma mia! Super partita di Gerald Robinson! Morrai ribalta il lato e Mooney ha tanto spazio per segnare la tripla del meno 2. Arresto e tiro di Baldwin, super giocata e parità a 72. E adesso Baldwin, non so se è la tripla partita. Finta Gentile, va a segnare da 2, facile. Niang firma e chiude la sua gran partita con i due liberi che valgono i 5 punti personali, ma certo i numeri non sono tutto e non contano per quello che ha fatto questo ragazzo stasera, mentre Henry beffardamente vede la sua tripla entrare. Finisce 84-79, la Dolomiti Energia batte la Givova Scafati, la rimanda a 4 punti dietro in classifica.
Oh, I think our defensive intensity, man, I gotta give it up to our young fella, Sayu Niang. I think he really changed the energy for us, you know, on the defensive side, just picking up full court, getting steals, and I think that kind of changed the momentum of the game.